Ovviamente è uno spettacolo, ovviamente vedere questi rioni è sempre bello, perché il fatto che si continui in queste tradizioni è davvero importante in questa quotidianità che ho detto prima, che cancella un po' tutto in maniera rapida, no? E invece questi rioni che ancora vogliono portare avanti questo discorso, perché è il loro discorso, è il loro cuore, questo è il loro fiume, è una cosa davvero bella. E vedere anche tanta gente oggi qui alla sfilata, domani alle gare, e ricordo che questo evento, se andiamo a vedere i numeri come spettatori nel 2019, 6-7 mila presenze, è in pratica il più grande evento reatino. Uno dei più grandi, sicuramente è bello vedere che dopo 2 anni di stop siamo ancora sul fiume, che si è mantenuta una tradizione che va avanti da oltre 50 anni a Rieti, e è bello vedere che ci siano tante generazioni che passano il testimone l'una con l'altra, soprattutto quelle più giovani che si sono impegnate in tutti gli allestimenti, le coreografie, e quindi penso che siano tradizioni che fanno rivivere e riscoprire un po' anche tutti i nostri quartieri storici. Ieri c'erano le cene, ci sono state altre iniziative in diversi rioni, quindi questo è lo spirito che dobbiamo recuperare, cercare di valorizzare, mantenere, evolvere, cercare di farlo diventare un'attrazione anche turistica, non soltanto identitaria, ma che soprattutto ci deve riannodare un po' con il nostro passato, con le generazioni che ci hanno preceduto, e portare avanti secondo una linea di continuità che credo sia un obbligo morale di tutti i cittadini di Rieti. Tra parentesi, questo senso di unione che c'è tra i rioni, all'interno di ogni rione, questo senso di gruppo, di famiglia, è veramente sempre vero e vivace, e continua ad esserlo nel tempo. Cioè, essere del borgo, di Campoloniano, di Porto Arrigo, di San Francisco, insomma, adesso non voglio nominare tutti i rioni, ma è un senso di appartenenza che, se fosse esteso a tutta la città, sarebbe davvero un sogno, no? Sì, perché tante volte ci dividiamo per poco, invece quando si riscopre l'appartenenza è sempre un momento di condivisione, quando lo si fa altro con una competizione e poi dopo si festeggia tutti insieme è ancora più bello, perché si vive una dimensione d'insieme della città che è fatta sia di competizione e poi di riannodare i nodi e festeggiare tutti quanti insieme. Allora, adesso sentiamo appunto l'assessore, e a parte un saluto è ovvio, però io volevo dire che questa bellissima festa per ora, incredibilmente, dopo tanti anni, è ancora confinata un po' solo a Rieti. Il futuro quale potrebbe essere? Perché tanti altri città o paesi fanno cose di livello inferiore, ma magari hanno una ramificazione pubblicitaria sicuramente migliore, no? E quindi la propaganda è l'anima di quello del genere. Quindi magari pensiamo al prossimo anno a fare qualche cosa di più concreto per espandere il verbo della Festa del Sole nel mondo. Questo sicuramente, però dobbiamo anche ricordare che Rieti è gemellata con Ito, Giappone, da tanti anni, quindi siamo oltre i confini, oltre il continente, e ci tengo per questo a ringraziare che tanti anni fa ha avuto questa intuizione. È giusto ricordare Renato Buccioni, tutta la sua squadra e coloro che oggi hanno permesso questa bella sfilata colorata, quindi sicuramente è un obiettivo che dobbiamo perseguire, perché tutte le manifestazioni di cultura cosiddetta più aulica o di cultura ritenuta più popolare possano sempre portare oltre le nostre montagne, no? La bellezza dei nostri luoghi. E guardate, io guardo sempre con grande ammirazione questo fiume. Non è scontato, non tutte le città hanno un fiume così bello, quindi deve essere veramente la nostra cartolina nel mondo. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie ancora da sportivo a Matteo Carrozzoni. Matteo, dai, ti ho fregato ormai, il microfono in mano, e quindi non aspettavo. Da sportivo, quello che si prova oltre che da Riatino ad essere qui a vivere questa situazione. Ma Rieti c'è una grandissima tradizione anche sportiva, quindi il Rietino è abituato alla competizione, dall'atletica, al rugby, al basket, quindi ritrovarsi nello sport, anche nella tradizione locale, quindi con queste sfide tra i rioni è sicuramente coinvolgente ed avvincente, quindi da ex sportivo, ormai non lo sono più da un pezzo, si vede, penso.
e non posso che essere estremamente felice di partecipare e rappresentare la città con gli altri amministratori e in questa ennesima prova. Grazie, 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 grazie a te. Tra un po' daremo un attimo la parola a Ettore De Michele, che è ancora nato a vostra disposizione. Adesso buonasera, ci sarà dicendo che devo dire. Quest'anno siamo riusciti a ripartire insieme alla forza di Ettore De Michele. Siamo riusciti a fare questa festa, sperando che sia piaciuta e piacerà pure fino alla fine. Per me è stato un grosso sacrificio, ma penso che il prossimo anno io vi saluterò da una seggio, non potrò più lavorare con più, mi dispiace. I miei 85 anni per il merito. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, ho un grande onore di avere in mano il bando della Festa del Sole che viene eletto dal 1969, riaggiornato da Adonella, perché i rioni sono cambiati nel tempo. Un applauso con tutti i rioni! In bocca al lupo per la gara, domani si vedranno le scintille. Consegno il bando ufficialmente a uno dei vostri colleghi partecipanti, che lo leggerà in onore per tutti voi. Sembra di essere ritornati al Medioevo con questa, cioè, con questa dizione, no? Via, andiamo. Adonella ha riscritto appunto il bando che adesso andremo a leggere. È emozionato, eh? Fa conto di stare in barca, guarda, rema, va, invece di parlare. Udite, udite, voglio ice, uomini e femmine, e che io e notti, proprio delle serecchie, sto pari ai matti, gente di Arama e di Unnu, voglio annunciare la festa, con tutti i riuni del catturno. L'anni sono passati, e se Dio le stiamo ancora a Deco, con la festa a Deo Sole. L'Upali per sé, c'è Santa Favola di Nozza, a da cammina tra fiume, ma no per gli altri la gozza. Santa Omoa con la forza e coloremo, e ognuno pensa, siamo più forti e peggeremo. Li meglio partasci dei riete, lasciano per tutto, anche de mete. Ma a fiume, se corgono entro la peugge, mezzino a chi se fu, e ti hanno degge. Sono l'emblema di tutti i quartieri, il lì de mo e il lì de ieri. Remano con le mani e con i pei, e ognuno porta di colori sei. Porta Cigna, quattro strade un burgo, istanno voglio mettere tutti a surgo. San Nicola e di Naradina pure, dice che stanno voglio fare l'ore. Campo Lognano e Casa San Benedetto, ha smesso pure per favorito. Porta Lingua e Piazza Dere, c'è Sennerio e dice che poveracci. E stanno manderemo tutti per stracci. Chiesa no e casette, se sono svegliati all'altro e dice pure noi siamo arrivati. Però non vi preoccupate. Ah, il lui che non scorre di nessuno è portagogga, li guarda e pensa di tutti che l'affonna. C'è ho riaprata solo pure San Francisco e se ne rie zitto zitto. Però non vi preoccupate, lo fa per spassasse e fa quel co, dato che dice che ariete e dormiamo un po'. Venite c'è a pedelli ancora gialli, pelli che perdo ce l'ho lacito per i piglialli. Pure lì forestieri ci ho piato gusto, arrivano puntuali, ho un momento giusto. C'è però pure i segli per fiume, ma tanto sapevo che è baffenine. Però la cosa bella e più pulita è la voglia di spassarsene sta vita. La voglia di mischiare tanti colori, di scordarsene per pochitto gli oluri. De sta insieme questa bella rete nostra, con la festa dello sole, sempre tosta. Grazie! E come al solito quasi non riusciva a finire dall'emozione, sempre emozionato, non gliela fa mai ad arrivare fino alla fine. Allora, dicevo che siamo ovviamente per entrare nel vivo
della competizione, perché di una competizione si tratta, una competizione rionale, quindi sono quelle competizioni tipo il palio, questo è il palio della Dinozza, tipo il palio di Siena, dove c'è il fuoco dentro, c'è, è indubbio, non si può negare, c'è la voglia da parte di tutti i rioni di vincere il gonfalone e quindi tutti quanti amano dare il massimo per il loro rione. Questo senso di appartenenza, questo pride è davvero entusiasmante averlo ogni anno e anche quest'anno 2022 nella 52esima edizione lo abbiamo visto, lo abbiamo seguito, lo abbiamo sentito nelle prove in particolare e nei mesi precedenti quando tutti quanti i concorrenti si allenavano. Fa o Signore che questo palio della Tinozza che ci riimmerge nell'acqua, tua creatura, fonte della vita, ci faccia sempre di nuovo ritrovare, sia pure nel gioco, la consapevolezza che il creato da te donato all'umanità è ciò che dobbiamo insieme preservare per la vita di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E vinca il migliore. Per il rione di San Francesco, Cristian Arbuati contro un marpione, ovvero Elio Zanetti. Per il Borgo, 4 vittorie nel palmarès di Zanetti. Vedremo cosa succederà, vedremo se il vigore atletico del Cristian Arbuati, ex Tinozzaro, avrà la meglio sul peso e sul peso dell'esperienza di Elio Zanetti. Vi ricordo che questi combattimenti fanno parte della fase eliminatoria. Via alla prima gara di questo 52esimo palio della Tinozza. Cerca di punzecchiare Arbuati, ma il super pizzettaro paragona queste punzecchiature a quelle delle zanzare in pratica, perché non si è mosso di un millimetro e ha buttato giù Arbuati, che è il primo eliminato. San Francesco, quindi il Borgo passa ai quarti e se la vedrà con quattro strade. Ringraziamo per il contributo anche Confcommercio Lazio, la sezione di Rieti ovviamente, la FISA, Federazione Italiana Salvamento Acquatico, e la presenza del suo presidente che avete visto sul gommone vicino a Ettore De Michele, e un saluto a Raffaele Perrotta, presidente appunto della Federazione Italiana Salvamento Acquatico. E poi ovviamente la presenza e l'assistenza del club Sommozzatori Rieti, Corsi Sub e Salvamento, presenti anche oggi con la loro assistenza insieme alla Scuola Italiana Cani di Salvataggio. Secondo incontro abbiamo per Porta Cinzia Matteo Gianni, 1,90 m per 130 kg, secondo anno per lui, è risultato decimo nel 2019. Ed è un vigile del fuoco, se la deve vedere contro Villa Reatina con Mirko Orfei, o Mirko Orfei detto l'omone, 1,80 per 120 kg, una volta secondo posto e tre volte terzo posto, 43 anni. Matteo Gianni è quello con i pantaloncini neri, l'omone è quello con i pantaloncini rossi, no? Il contrario? Ah, quindi sono saliti al contrario. Beh, insomma, piazzati tutti e due, eh? Quindi l'omone e pantaloncini neri.
Ancora non ci sono schermaglie degne di nota, solo fasi di studio, giocherellano con quel lecca lecca in pratica. Ancora non si sono toccati, si stanno guardando negli occhi, è un duello psicologico questo. Vedremo chi affronterà per primo. Forza Uone, Matteo Gianni, pantaloncini rossi, Marco. Nessuno fa la prima mossa, sono schermaglie amorose direi queste più che di battaglia. A fine duello si fidanzano questi due. Allora, porta Cinzia Villa Ratina, Matteo Gianni e Mirko Orfei. Considerate che il duello può durare fino a che non cade, è tutto valido. Ben piazzati. Omone sicuramente baricentro più basso. Matteo Gianni 1,90, Lomone 1,80. Ecco un primo appoggio dell'Omone che saggia il corpo di Matteo Gianni, che risponde bene perché non si muove. Qui c'è davvero paura di affrontare la prima mossa, di prendere la prima mossa. Ancora un timido approccio da parte dell'Omone. Non so se c'è un limite di tempo realmente. Questa se la giocano ai punti in pratica. Se fosse un match di box, l'Omone ancora tenta un attacco sempre sulla spalla destra di Matteo Gianni. Si scambiano questi tastamenti più che altro. Certo che sono piazzati bene tutti e due, quindi difficile che senza appoggi decisi si perda equilibrio con quella stazza. Forza, voglio sentire il tifo, porta Cinzia Villariatina e anche il tifo del pubblico che saluto nuovamente anche quest'anno, davvero presente in massa. Lomone, Lomone, ecco la risposta di Matteo Gianni, Lomone, Mirko Orfei, Villariatina, Villariatina che va ai quarti di finale contro Piazza Tevere, contro Piazza Tevere. Allora, se fosse possibile, lo dico agli organizzatori, far entrare sulla passerella, a seconda dell'ordine riportato nella griglia di partenza, cioè il primo a entrare deve essere il Rione che è sulla prima riga, cortesemente, grazie. Campo Loniano San Nicola, avremo per Campo Loniano Lubombere Roberto Grillo, 4 partecipazioni per lui, ha vinto 2 volte e nell'ultima edizione del 2019 4° posto per lui. San Nicola non risponde con l'oste Giannecchini che salutiamo, ma sulla pertica Diego Mancini, vino al vino, è la prima esperienza per lui, sostituisce come detto l'oste. Sarà davvero dura perché anche qui avremo in pratica un giovane alla prima esperienza in questa difficile specialità della Palio della Tinozza contro uno che dire marchione è davvero poco, perché le utilizza tutte per arrivare alla vittoria.
eccoli qua. Eccoli qua, i due che si stanno per affrontare, Campolognano con Roberto Grillo e San Nicola con Diego Mancini. Cosa si inventerà il bomber, Luke Bomber contro Diego Mancini, Vino al Vino soprannominato. Sta per iniziare questo terzo duello, questi sono già i quarti di finale. Vittoria più rapida del West, vi avevo detto della furbizia, in pratica vedendo in particolare il duello precedente magari un avversario si aspetta un po' di tattica, un po' di gentilezze e invece Luke Bomber gli ha dato subito sotto e lo ha buttato senza neanche dargli il tempo di respirare e Campolognano va direttamente alle semifinali. Quali sono i rioni che fanno? Allora andiamo a vedere per Porta Arringo c'è Big Frank, ovvero Mario Francucci, terzo nell'edizione del 2019. Per Chiesa Nuova abbiamo invece Massimo Rinaldi, detto MR, quarta esperienza per lui, 1,84 per 86 kg. Gli sport preferiti da questo atleta, me l'hanno detto i suoi carissimi amici, sono la forchetta e un bicchiere in pratica. Si è dato al padel, dicono, ma in realtà ha aggiunto LA, si è dato alla padella in pratica. Quindi diciamo che è uno che con la forchetta non scherza. Anche se ha un fisico notevole, 1,84 per 86 kg. E dall'altra parte Chiesa Nuova, Massimo Rinaldi. La bandiera, eccolo che subito inizia, subito Big Frank non si sposta di un millimetro, va tutto di forza e butta giù Chiesa Nuova, Massimo Rinaldi per Chiesa Nuova e out. Porta Arringo va in semifinale insieme e contro i vincenti di altri incontri in Piazza Tevere, e, anzi tra Piazza Tevere e Porta Arringo sarà l'incontro di semifinale. Allora sentiamo le composizioni, grazie, prossimo in turno.
Sì, questo è un altro duello di quarti di finale, perché il Borgo dalle eliminatorie è passato ai quarti di finale e quindi se la deve vedere con quattro strade. Quattro strade avrebbe avuto il campione in carica, Onofri, sì. Mauro Onofri, detto il muro, the wall, ma non può partecipare quest'anno e allora al suo posto dovrebbe esserci il sostituto, ovvero Marco Nobili per quattro strade. Per il Borgo l'abbiamo già presentato, e cioè Elio Zannetti al suo secondo incontro per il Borgo. Supportato dal suo rione, Elio Zannetti, famoso lupizzettaro soprannominato. Eccolo qua, sempre difficile questo passaggio. Pensate che la passerella è davvero stretta e poi diciamo che è anche non stabilissima, e poi vedere il fiume che scorre sotto sicuramente provoca un po' di sbandamento mentale, quindi è già difficile rimanere lì su, figuriamoci poi a combattere. Allora, abbiamo quattro strade con Marco Nobili, maglia arancio, e poi dall'altra parte Elio Zannetti per il Borgo. Chi vince va nella semifinale. Ecco qua il duello, si va subito al sodo, si va subito al sodo. Oh, 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 oh. E da subito ci fa vedere le sue doti, il suo equilibrio. Elio Zannetti, andare in acqua, ragazzi, ve lo dico, è chiaramente un aspetto molto negativo. Se non è, ovviamente, se vinci e rimani sulla pedana, perché è chiaro, il colpo appena entri con la differenza di temperatura può dare dei fastidi a livello muscolare nell'incontro che poi vai ad effettuare in seguito. Allora, primo semifinalista è il Borgo con Elio Zannetti. Adesso abbiamo un altro incontro di quarti di finale, Piazza Tevere contro Villa Reatina. Ettore, mi confermi Piazza Tevere contro Villa Reatina? Allora andiamo a vedere per Piazza Tevere. Per Piazza Tevere c'è lui, Andrea Martinelli, 1,63 per 91 kg. Lui è il vice campione dell'edizione del 2019. Fa parte anche dell'equipaggio delle barche, detto di Paparuni. E lui è stato scherzosamente soprannominato un po' da tutti noi il Toto Cotugno del velino, perché arriva sempre secondo e chissà che quest'anno invece non arrivi primo nella vertica, e poi anche ha il suo bel dire e il suo bel dire nelle barche fiumarole. Andrea Martinelli se la deve vedere con Villa Reatina, Mirko Orfei, 1,80 per 120 kg, l'abbiamo già visto, Lomone, una volta per lui seconda posizione, due volte terzo.
Allora, visto che ho sicuramente la vostra attenzione prima di questo duello, c'è un annuncio da fare, la sicurezza che me lo dice di fare, cioè c'è un invito al pubblico che si trova lì sul ponte di San Francesco o nei pressi a non entrare nella sponda, quella appunto che dà verso San Francesco, perché siamo al limite consentito per i margini di sicurezza, grazie. Allora, siamo pronti. Piazza Tevere, Andrea Martinelli. Risponde Villa Reatina con Mirko Orfei. Inizia il duello. Alla vostra sinistra Villa Reatina, cioè verso la sponda sinistra Villa Reatina, in pratica con il giubbotto rosso, e Villa Reatina con Mirko Orfei dall'altra parte. Andrea Martinelli, qui due uomini di esperienza. Martinelli ha quattato sulla pertica, abbassa il baricentro, ancora schermaglie di conoscenza, e qui ci saranno lunghe fasi di studio. Pensate che in tutta questa fase i due avversari si guardano negli occhi, quindi anche là può esserci un predominio psicologico dell'uno rispetto all'altro. Andrea Martinelli, Mirko Orfei, ancora nulla di concreto, ecco qualcosa da parte di Mirko Orfei, ma più che altro nessun colpo al corpo sino a questo momento, solo schermaglie con l'attrezzo. Martinelli, Mirko Orfei in rosso. Ecco che qualcosa sta succedendo. C'è un attimo, evidentemente, dove il casco si è spostato, c'è stato un colpo non voluto, ovviamente. L'applauso per Andrea Martinelli da parte del Surione. Si scusa Lomone e si riprende. Non io, non lo devo dare io. Ora non ci sono fasi decise, ogni tanto c'è una ripresa di ritmo. Ecco, forse un po' di tifo spinge i due contendenti a qualcosa di decisivo. Martinelli e Mirko Orfei, ancora non ci sono stati contatti di quelli decisi. Ecco, Mirko Orfei, un tentativo di affondo al corpo. Ma sono troppo lontano, ecco che qualcuno si decide, e credo che non sia valido, attendiamo ovviamente i giudici, perché non si può superare una linea di attacco, che sono quei segmenti rossi che vedete sulle passerelle. Quindi probabilmente Martinelli, nel tentativo del suo attacco, deve aver superato quel limite, ma mi attengo ai giudici e attendo la loro decisione, grazie. Scusate, e Villa Reatina,
non verrà ripetuto. La vittoria, dopo la visione del filmato, va a Piazza Tevere. Nel frattempo, altra comunicazione dei giudici. Porta a Ringo e Chiesa Nuova devono ripetere il duello. Eccoli che entrano i contendenti della mancia che avete già visto, quindi sale su per Chiesa Nuova Sebastiano Palmigiani. Dall'altra parte porta Ringo con Mario Francucci, The Big Frank. Il vincitore di questo duello se la vedrà in semifinale contro Piazza Tevere. Ecco che inizia. Big Frank è in rosso, Sebastiano Palmigiani attende, si fa sotto Big Frank. Bisogna rispettare le zone. Ecco che riprende il duello, subito Big Frank va all'attacco, Big Frank va all'attacco, cerca di approfittare. Difficile sempre orchestrare la perdita, non è la prima volta. Potete riferire in giuria verso questa parte con il megafono. Chiesa Nuova espulso per seconda ammonizione, quindi passa Porta Rico. Ecco, se lo dirigi verso di noi lo sentiamo, se lo metti sul cielo. Allora passa Porta Rico, così è deciso. Allora, adesso Giulia ci dirà quale sarà il prossimo incontro. Gli accoppiamenti. Allora, Borgo Campolognano, la prima semifinale. Allora, siamo davvero in semifinale, quindi rapidamente andremo adesso verso la finale. I prossimi a salire saranno Elio Zanetti per il Borgo contro Campo Lognano, ovvero contro Roberto Grillo. E qui sarà davvero un bel duello tra due uomini di grande esperienza. Thank you.
Allora, cortesemente Andrea Santini, se può venire qui alla postazione, è atteso dalla RAI. Quindi Andrea, se puoi arrivare da quest'altra parte, ti stanno aspettando. Grazie. Ecco l'ingresso di Roberto Grillo Lumbombere con Elio Zanetti. E questa me la voglio godere. Chissà cosa inventerà Lumbombere contro Lupizzettaro. Grazie ormai tra loro. Grillo Zanetti si sta per partire. Bel gesto da parte di Roberto Grillo, che finisce perché adesso sarà duello vero. Eccolo subito in attacco Roberto Grillo, risponde Zanetti, Zanetti manda giù Grillo. Accidenti, Zanetti. Grillo era andato bene, Roberto Grillo, era andato bene al corpo, ma quello è il corpo di Elio Zanetti Lupizzettaro, 1,74 per 100 kg e non si è mosso di un millimetro. Elio Zanetti per il Borgo, primo finalista. Stavamo anche parlando qui con Real Life che in effetti Zanetti è anche molto sceso di peso rispetto agli anni, ecco, 2019, e quindi diciamo che riesce comunque a mantenere un assetto tale sulla pedana che gli ha, e poi non essendo molto alto riesce a ad abbassare ulteriormente il baricentro e in pratica il suo peso è come se raddoppiasse. Quindi ha resistito all'attacco dell'esperienza e della furbizia di Roberto Grillo e quindi passa in finale. Seconda semifinale, Piazza Tevere contro Porta Arrigo. Allora, Piazza Tevere, abbiamo come detto Andrea Martinelli, e anche qui non si scherza, e qui sono rimasti ovviamente gli uomini di più esperienza, contro Big Frank, Mario Francucci. E sono in pratica, vai a Piazza Tevere con Martinelli, secondo posto nel 2019, e Mario Francucci, terzo. Quindi manca solamente a questa semifinale e prossime finali, manca solamente il muro, Mauro Onofri, The Wall. Marco Francucci. Marco Francucci. Allora, Porta Arrigo in giubbotto rosso con Marco Francucci, Big Frank. Dall'altra parte risponde Martinelli, Piazza Tevere. Partita la contesa, siamo nella semifinale. Big Frank attacca, attacca Big Frank e non si sposta Andrea Martinelli,
che va in finale. Il Toto Cotugno ancora in finale. Si darà sicuramente qualche istante di riposo ad Andrea Martinelli, che dovrà affrontare quindi la finale contro il Borgo con il suo rappresentante Elio Zannetti. E sono, diciamo, abbastanza simili come prestanza fisica. Elio Zannetti 1,74 per 100 kg, Andrea Martinelli 1,64 per 91 kg, quindi sicuramente caratteristiche tecniche nel duello piuttosto simili per loro. Ed eccolo qua. In verde abbiamo per Piazza Tevere Andrea Martinelli, finale. Dall'altra parte abbiamo Elio Zannetti per il Borgo. Andrea Martinelli in verde, vedete, vicini, molto simili, qualche centimetro in più per Elio Zannetti. Loro sono i finalisti della gara della perdita. Il Borgo con Elio Zannetti, e qui sarà dura. Sale il tifo per Martinelli, dovrà rispondere il Borgo con Elio Zannetti. Ecco il primo attacco e cade in acqua. Io da qui è chiaro che l'ho visto, ma non posso che aspettare l'ufficialità della giuria. Abbiamo anche le foto. Allora, se la giuria mi conferma, io ho visto cadere in acqua nettamente prima un concorrente, quindi vince il Borgo, ed è il primo campione di questa edizione 2022. Per questa prima gara della Pertica, il Borgo con Elio Zannetti in super pizzettaro, e quindi aggiunge la quinta vittoria. Eccolo là che saluta il pubblico, fatti vedere Elio Zannetti, quinta vittoria per lui. L'abbiamo già detto tante volte che manca il muro. Adesso subito si cercherà nel più breve tempo possibile, grazie all'organizzazione, di smontare tutto l'armamentario della Pertica, che ogni anno viene ritirato fuori, aggiustato, verniciato, grazie a tutti quei pochi appassionati che sono rimasti lì sotto Fonte Cottorella e che lavorano tanto per far sì che venga poi svolta ogni volta una bella edizione del Palio della Tinozza.
Attenzione, è partita la gara delle biciclette Fiumaroli. Campologliano, Villa Reatina in terza posizione, attualmente per Porto Arrigo, quindi Simone Rosatelli subito leggermente in testa insieme a Giacomo Giraldi per Villa Reatina e a Damiano. Attenzione, testa coda di Porto Arrigo, mi dicono. Primo Campologliano, secondo Villa Reatina, super giù sulla stessa linea. Terzo Borgo con Francesco Colantoni. Eccoli, è ancora Campologliano con Simone Rossatelli. Terzo Borgo ancora, seconda Villa Reatina con Giacomo Giraldi. Quindi Simone Rossatelli è ancora in testa per Campologliano. Quindi si sta per il momento confermando, ma vi ricordo che i tempi cronometrati erano dati da percorso molto molto breve, molto corto. Ancora qui devono comparire la mia visione, quindi eccoli, sono arrivati. Quindi abbiamo Campo Lognano e poi dietro c'è Villa Reatina, abbiamo Simone Rossatelli con il numero 3, Villa Reatina numero 9, poi dovrebbe essere il Borgo con Francesco Colantoni, e poi Porto Arrigo che sta rimontando con Damiano Figorilli. Vediamo che le posizioni sono ancora quelle. Campologliano, poi Villa Reatina, Campologliano, Villa Reatina, Borgo, quinta posizione, vediamo Porto Arrigo, va davvero in grande scioltezza Simone Rossatelli alla sua prima esperienza, una scoperta come dicevo di un bomber di Roberto Grillo. Sempre seconda posizione per Villa Reatina con Giacomo Giraldi. Poi dovrebbe esserci il Borgo. Sembrano invariate, posizioni invariate, ancora liscio come l'olio Simone Rossatelli per Campologliano, sta andando controcorrente in questa fase, tutti controcorrente, Simone Rossatelli mantiene il vantaggio su Giacomo Giraldi, Giacomiro per Villa Reatina. Il 3 e il 9, quindi Campologliano e Villa Reatina cede probabilmente un 3-4 metri, poi abbiamo in terza posizione il Borgo, ultimissimi metri, ancora Simone Rossatelli per Campologliano, in testa tranquilla la sua andatura, è stata un'andatura simile per tutta la gara ed è tranquillo, non si nota eccitazione nel suo andare, adesso si volta, cerca di avvicinarsi alla valigiana, forse ne approfitta, ma è Giacomo Villardi per Villa Reatina che tenta di lascinare. Guarda che l'arrivo è qui, non è al palo, l'arrivo è questo, eccolo ancora Simone Rossatelli, Simone Rossatelli, pochi metri all'arrivo e Campologliano con Simone Rossatelli alla sua prima esperienza con una calma olimpica, va a vincere secondo posto per Villa Reatina, poi abbiamo il Borgo con Francesco Colantoni con squalo in sesta posizione, poi il recupero di Porto Arrigo con Damiano Figorilli che si piazza in quarta posizione, Grillo, il buzzer in quinta posizione dalla decima posizione, Porto Arrigo e San Nicola arrivano in questo istante, quindi adesso è Porta Cinzia con Giuseppe Ricciardi. La
l'arrivo. Chiesa nuova, Giovanni Maria Antonio. Giallo, blu, sempre dietro a destra tua. E la mia poi di quattro strade con Maurizio Edoardi. Ed eccolo qua il nostro Enrichetto Nuvolosino, Enrico Frigotti. Enrico Frigotti alla sua prima esperienza per Piazza Tevere, Forza Rigoli di tagliare il traguardo. Grappi, Pinocchio, qualche problema. Allora, vediamo che la confermiamo la vittoria di campo Logliano, posizione Rossanelli. Seconda posizione, Villa Gatina con Giacomo Giraldi. In terza posizione Borgo con Francesco Colantoni. La quarta posizione per Forza Rigo con Damiano Figolini. Quinto San Nicola con Matteo Grillo il Panzer. Al sesto posto Forza Cinzia con Giuseppe Ricciardi. Settima Chiesa Nuova con Giovanni Mariantoni. Ottavo San Francesco Alessio Arquati. Nono quattro strade con Maurizio Edoardini. Decimo Piazza Tevere con Enrico Brigotti. Ci siamo quasi partiti in questi istanti, signori, abbiamo il tifo di parola per le parti più parole. Forza Rigo mi dice subito in testa. Ha fallato da Piazza Tevere e Borgo, sono su per giù ancora sulla stessa linea, mi dicono. Tutti e tre mi confermano ancora sulla stessa linea, Forza Rigo, Piazza Tevere e Borgo. Bruno e Gianluca Grillo, Andrea Martinelli e Cocchi. Piazza Tevere leggermente avanti, mi dice. Con Andrea Martinelli e Emanuele Coccoli. Ancora mi conferma Piazza Tevere leggermente avanti. E attenzione, è un testa a testa. Il Borgo con i razzi del Benino subito dietro dopo questo duello tra Forza Rigo e Piazza Tevere. Non potrebbero comparire, eccoli qua, ce li abbiamo. Petru! Forza Rigo e Piazza Tevere. Piano, davvero non c'è acqua al centro, sono affiancate, che lotta! Gianluca Grillo, Andrea Martinelli, Mario De Coppoli, Cavaroni, in terza posizione, in ottima traiettoria, Enrico e Simone Nassi, poi Capologliano, e poi abbiamo anche Cortacchiola e il resto di Cagliari. Non me l'aspettavo, una gara così intensa. Attenzione, Piazza Tevere sulla traiettoria migliore, non c'è spazio per remare, i rigi vanno a finire dentro la barca. Forza Rigo sembrerebbe aver preso, no, mi sfidaggio, non possiamo realmente vedere bene quello che sta accadendo, vediamo ancora le due barche appagliate. Forza Rigo! Forza Rigo e Piazza Tevere! Ma i Martinelli e Coccoli e i fratelli Grillo, andiamo a vedere la virata, chi passerà all'interno, dovrebbe essere Forza Rigo all'interno, Forza Rigo passa per primo alla virata, seguito da Piazza Tevere. Dopo non riusciamo a distinguere
andiamo a seguire se è possibile. E ancora duello pieno, ancora duello pieno, però avanti e porta la Rico. Porta Rico, ancora porta Rico in testa, seguito da Piazza Tevere, poi dovrebbero essere rimasti del Felino in terza posizione, ancora porta Rico avanti, si alza Gianluca e Bruno a vedere la situazione per vedere cosa fanno gli avversari, porta Rico ancora in avanti, il vantaggio aumenta per Porta Rico che è sotto il ponte. Si lotterà a questo punto per la seconda posizione. Porta Rico cerca di andare verso la palizzata. Porta Rico è stato allontanato bene, Piazza Tevere, fino alla virata, ma ancora tutto da decidere. Si guarda avanti, Gianluca si alza addirittura perché è consapevole che la vittoria è la sua, adocciato un lato perché il vantaggio è tanto, ma poi si lotta per la seconda posizione tra Grillo e Chiesa Nuova, Chiesa Nuova, Grillo, Grillo in seconda posizione, Chiesa Nuova praticamente in terza, Grillo in seconda, ancora Grillo, seconda posizione, Chiesa Nuova, ottima terza posizione, il Razzi è successo qualche cosa, in quarta posizione, ed anche Villa Latina con Giancarlo Corregnola e Rione Piazza Tevere con Andrea Martinelli che sono stati veramente in partita, in gara fino all'ultimo istante. Deve essere poi successo qualche cosa, schermaglie amorose tra loro e Porta Rico, fatto sta che Porta Rico dopo il ponte ha preso l'abbrivio e ha dato via e non c'è stato più niente da fare per Piazza Tevere che aveva combattuto davvero bene fino al ponte. Ecco l'arrivo di quattro strade e poi arrivo di Giacomo e Diego. È la nona vittoria per questo equipaggio di Porta Rico, ma grandissima prova anche per Piazza Tevere e Campo Lognano che va a finire in seconda posizione. E poi grande il terzo posto di Chiesa Nuova, Chiesa Nuova. Sebastiano Palmeggiani e Romeo Giavazza hanno approfittato probabilmente di qualche scaramuccia che c'è stata, ho il giudice che mi dà la conferma. Attenzione, classifica ufficiale: primo Porta Rico, secondo Campo Lognano, terzo Chiesa Nuova, quarto Porto, quinto posto Villa Latina, sesto Piazza Tevere, settimo San Nicola, ottavo quattro strade, nono Porta Cinzia, decimo San Francesco. Allora stanno quasi per partire, nel frattempo ringraziamo per l'assistenza sanitaria e medica Rieti Emergenza e anche grazie a loro che si possono fare questi eventi e grazie anche a tutti coloro che con il volontariato in particolare aiutano gli organizzatori e grazie a tutti questi rioni. Attenzione, la Tinozza è partita! Campo Lognano in testa, secondo San Nicola, queste sono le indicazioni, terzo attualmente Porta Rico con Andrea Santini e quarto posto con Augusto Dorazzi il Borgo, sempre Campo Lognano primo, San Nicola secondo, Porta Rico terzo, quarto il Borgo, ancora questa situazione, aggiornami continuamente Roberto. Terzo ancora il Borgo con Augusto Dorazzi, del secondo Roberto Miccioni. Quarto ancora Andrea Santini con Porta Rico.
Campo Loniano, Roberto Solle mi dice sempre Campo Loniano se ne sta andando, quindi il margine dovrebbe... Campo Loniano va avanti di parecchio con Simone Onofri. Secondo San Nicola, ancora terza posizione per il Borgo. Eccoli che compaiono, ce l'ho io, ringraziamo Roberto Solle per il suo contributo. Eccoli qua, li vediamo, Simone Onofri, attenzione che la partita è ancora aperta, la gara è tutta aperta, perché nonostante il grande vantaggio, qui c'è poi la zona di risalita dopo la virata alle mura, alle ruderi. Eccolo qua, un applauso comunque per questi protagonisti. Simone Onofri in primissima posizione, seguito da Miccioni, poi Dorazzi in terza posizione, seguito da Santini, Andrea Santini in quarta. Ancora tranquilla l'andatura, sicura l'andatura di Simone Onofri. Miccioni cerca di aumentare le palate per cercare di raggiungerlo, è lotta tra Augusto, Dorazzi, il Tarzan e Andrea Santini, che sembra dall'espressione poter controllare la situazione, ma qui bisogna spingere. Poi c'è Chirichella per San Francesco, poi Bolognini per Villa Reatina e poi il giovane Riccardo Pianu per Piazza Tevere. Seguono gli altri, ma dobbiamo seguire davvero adesso la virata, che è la cosa più difficile. Si appoggeranno ai ruderi del Ponte Romano e vediamo Simone Onofri ancora in testa. Adesso ci sarà la risacca e lì è difficile uscire dal marasma, anche se hanno molta esperienza. Bisogna appoggiarsi ai ruderi, spingere con la pagaia e poi andare verso la destra della riva. E si è avvicinato Roberto Miccioni, si è avvicinato, ma Onofri è già in azione con la pagaia e quindi può andare verso la palizzata dove la corrente è inferiore. Roberto Miccioni dietro di lui e ancora Dorazzi, il Tarzan in terza posizione. Vediamo se ci sarà l'attacco di Santini, che dalla quarta posizione cercherà di salire sul podio, ma Campo Loniano è incredibilmente avanti. Che azione questa di Campo Loniano! E con questo piazzamento Campo Loniano mette una seria ipoteca sul titolo. Campo Loniano, Miccioni, Andrea e Borgo con Augusto, Augusto Dorazzi che regge in terza posizione, regge in terza posizione. C'è l'attacco di Santini per la terza posizione, ma Simone Onofri non ha più ostacoli. Suo padre, il muro, lo accoglie all'arrivo. Eccolo qua Simone, Simone Onofri, Simone Onofri guarda Roberto Grillo e gli manda un saluto e gli dice: sono il più forte. Simone Onofri, seconda posizione, Roberto Miccioni, e ci sono i tuffi, no, togliersi, togliersi. Miccioni, Miccioni può tagliare il traguardo, c'è lotta, attenzione per la terza posizione, Augusto Dorazzi su Santini, Augusto Dorazzi, il Tarzan alla sua 21esima partecipazione, va sul podio, terzo posto per il Borgo. Santini taglia il traguardo adesso, Chirichella, Chirichella per San Francesco arriva in questo momento. Bolognini con San Nicola. Ragazzi, qua non ci può, non dovrebbe esserci nessuno qui. Mamma mia, che gara! Che gara! Simone Onofri prende i 20 punti, almeno ufficiosamente, perché poi ci sono sempre i giudici che seguono le gare e quindi possono analizzare fatti ed eventi che noi non abbiamo notato, e quindi teniamo sempre così in sospeso
arrivano. Ecco qua Riccardo Pianu, il più giovane per Piazza Tevere. Si susseguono gli arrivi, togliersi dalla linea di traguardo per far tagliare il traguardo agli altri. E davvero, se non sappiamo cosa davvero sia accaduto, perché questo strapotere di Simone Onofri rispetto in particolare ad Andrea Santini e anche a Roberto Miccioni è stato davvero prepotente, direi. Ecco l'ultimo arrivo, no, altri due ancora, voglia le fatiche. Chiesa Nuova, arrivo per Chiesa Nuova con Francesco Rinaldi alla sua prima esperienza. E l'applauso per Miccioni da parte del suo Orione, bella la sua prova, ma contro Simone, il Simone Onofri di oggi, veramente non c'è stato nulla da fare. Per prima di tutto vorrei fare premiare quelli che ci hanno aiutato nell'assistenza al fiume, subacquei, assistenti bagnanti delle associazioni che abbiamo sentito già in pubblicità durante la gara. Se mi passate un attimo la busta. Chiamo sul palco il presidente nazionale della Federazione Italiana Salvamento Acquatico, Raffaele Perrotta. Abbiamo avuto l'onore di avere nella nostra manifestazione un presidente nazionale e questo mi gratifica per quello che è quest'uomo, e vi dico che l'umiltà nasce nell'acqua e dall'acqua viene l'umiltà. Raffaele Perrotta, mio maestro nonostante la mia età, è un presente da parte del Comitato Cittadino Festa del Sole e lo voglio ringraziare per quello che ha fatto oggi, perché penso pochi presidenti nazionali si sarebbero offerti in una cosa del genere. Grazie Raffaele. Vorrei premiare la rappresentante della Scuola Italiana Cani di Salvataggio. La sua mascotte, la sua seconda vita, perché loro vivono per loro. Bella questa. Questo è un pensiero della Festa del Sole, a ringraziamento di quello che hai fatto e di quello che sarà in seguito. Grazie mille, buona serata. Vorrei premiare a questo punto un rappresentante del club Sobbozzatori Rieti, che sarebbe poi mio figlio, Leonardo De Michele. Vieni Leonardo. Riconoscimento della Festa del Sole, papà ti per quello che hanno fatto, e devo dire che l'impegno del club Sobbozzatori e di queste persone sono state in acqua a sopportare. Quanto tempo è durata il duello della Pertica?
loro sono stati in acqua tutto quel periodo. Per cui vorrei fare un applauso a tutti quelli che hanno provveduto alla sicurezza dei gareggianti. Grazie. Prova, sì. Buonasera, buonasera a tutti. 52esimo palio della Tinozza. 2 anni di pausa causa Covid, ma siamo tornati con tanta voglia di fare tanto, con quel poco che si poteva fare, ma con l'unione dei rioni, con l'allegria dei rioni. Io voglio fare prima di tutto un applauso a tutti i rioni, a tutta la gente che ci segue tanto, perché senza di loro non ci sarebbe festa del sole. Bravi rioni. E chiedo intanto alle autorità di salire. Cominciamo subito la premiazione, perché capisco anche la stanchezza, domani per qualcuno si lavora, i bambini ci aiuteranno, vero? Come ti chiami? Beatrice. Andrea. Che Valletti, che ciò, glielo facciamo un applauso a questi due splendidi bambini. Allora, come vedete subito sulla destra sei un po' piegato, quello è il gonfalone che andrà in premio al Arione nella parte finale. È stato realizzato da Sara Boccioni, rappresenta quello che è il simbolo di questa festa del sole, rappresenta la Tinozza sul fiume, su questo bellissimo fiume che forse hanno pochi o quasi nessuno in Italia. E io sono sempre di più fautrice dell'amore che dobbiamo portare e il rispetto che dobbiamo portare a questo fiume. Teniamocene di conto e cerchiamo di valorizzarlo ogni anno di più, e di questo poi parleremo anche con il nostro sindaco. Iniziamo la premiazione partendo dalla sfilata che si è svolta sabato pomeriggio. C'era una giuria chiaramente composta dalla professoressa Iana Tozzi e dalla signora Carla Scopigno. Terzo classificato per la sfilata, leggo prima la motivazione. La giuria ha ritenuto premiare il rione per aver portato un gruppo molto coeso e ben organizzato. Notevole lo spirito di gruppo, belli colori e relativi costumi. Terzo classificato per la sfilata, Rione Borgo. Prego i rappresentanti di salire. Premia l'assessore Chiara Mestichelli, vice sindaco. Prego, se arriva, ecco, qualcuno arriva del borgo. Marianna sempre in primis. Grazie. La foto di rito. Ci sono foto? Eccolo. Massimo Renzi sempre in prima fila. Grazie a te. Secondo classificato, la giuria ha ritenuto premiare questo rione per aver portato un numero notevole di persone, molto ironici ed originali, belli costumi rappresentanti l'epoca per il quale hanno fatto il tema. Secondo classificato, Rione Villa Reatina. Però pensate sempre che tra il primo e il secondo premio, insomma, stiamo lì, eh. Complimenti. La giuria ha ritenuto premiare questo rione per aver realizzato e ricreato i simboli del proprio rione, rappresentando l'antica porta, ed i simboli delle gare sul fiume. Gruppo accurato e ben organizzato. Molto ironica la rappresentazione del gallo Jonfri come simbolo del rione Porta Ringo. Premia il sindaco Daniele Sinibaldi. Ciao a tutti, Dani! Ciao! Era carnevale, era! Ciao! Ciao! Lo facciamo così! Ciao! È uno scatto. I bambini vicino. Uno scandalo. 100 persone in piazza abbiamo portate. 100. Ho fatto iniziare un gallo. Vergogna! Aspetta,
passiamo alla gara della pertica. Terzo classificato per il rione Campoloniano. Chi non lo sa e chi non lo conosce lo sente, Roberto Grillo. Rifai l'entrata, vai dall'assessore Vistichelli e premia questi due bei bambini. Secondo classificato per la gara della pertica, prendete il regalo intanto, il rione Piazza Tevere con Martinelli Andrea. Arriva. Sta rovinato l'atleta? Ecco. Primo classificato per la gara della pertica, il rione Borgo con Elio Zannetti, mitico. Ma te ne vai così, non ci dici niente? Io pensavo che avevi smesso. No, ancora no. Ho detto se perdevo smettevo. Il prossimo anno mi riconfermo. Giusto? Bravissimo, Elio. Passiamo adesso alla gara delle biciclette. Adesso questi premi li prendete di qua e ve li dà Antonella. Terzo classificato per la gara delle biciclette, il rione Borgo con Colantoni Francesco. Vai, goditi questo momento. Secondo classificato per la gara delle biciclette, Villa Reatina con Onofri e mi manca il nome. Giacomo, prendi il premio. Allora, giralo. Primo classificato per la gara delle biciclette, Simone Rosatelli per Campoloniano. Premio al sindaco. Vai Simone! Passiamo alla premiazione delle barche Fiumarole. Mi mancano i nomi del terzo classificato, quindi se ce l'avete, perché altrimenti mi sembra tanto brutto. Dillo tu, no? Sebastiano Palmeggiani e Romeo Ciavatta. Per il rione Chiesa Nuova, terzo classificato. Sta ancora a cielo. Non c'è. Non c'è nessuno per il rione? Lo viene a ritirare dopo, allora. Andiamo oltre. Secondo classificato
Rione Campoloniano con Grillo Roberto ed Alessandro. Ci vuole un po' di folklore, no? Ma un applauso non glielo facciamo a questo papà e figlio? Grazie, grazie. Va bene, facciamo un'eccezione. Primo classificato per il Rione Porta Ringo, i miei fratelloni Bruno e Gianluca Grillo. Premi al sindaco. No, allora devo fare un regalo. Allora ho promesso a un signore che è anche più grande di me, quindi glielo devo per forza, se no viene a cercare a casa domani. Ho promesso di regalare, qualora avessimo vinto la gara quest'anno, il cappello che ho addosso. A Mauro Onofri, può salire un attimo Mauro Onofri, per favore? Può salire Mauro Onofri, scusate. No, gli regalo un cappello che non è, cioè non costa niente, l'abbiamo su Wish, su www.ponte.it, non mi ricordo, però Mauro, una promessa a debito. Perché lo sai che voleva fare? Aspetta, scusate, me ne vado un attimo, scusate. No, un attimo, scusate. Allora, mi fa... Hai vinto la gara, dai a me il cappello. E dico, tu te pensi che te lo do qui in sordina? Sai, sul palco? Anche perché lui ha anche vinto l'ultima gara della Vertica. Quindi è un campione in carica. Gli vogliamo tutti bene. Ha partecipato con noi, con Porta Ringo. Quindi, comunque, quando poi... Se vinci, me ne viene il cappello. E io subito poi dico, ma è capace che vengiamo veramente? Poi è andata... Quasi, cioè è andata, per fortuna è andata, quindi ciao, scusate, ciao. Questo è bello dei Rioni, veramente complimenti per questo approccio. Bene, la gara della Tinozza è la gara emblematica, no, della Festa del Sole. Terzo classificato, il grande Augusto Dorazzi del Rione Borgo. Renato sta sempre nascosto, ma non lo sa che prima o poi lo facciamo parlare. Due parole. Basta. Grazie a tutti. Secondo classificato per la gara della Tinozza, con il Rione San Nicola, Roberto Miccioni. Micciani o Miccioni? Miccioni. L'assessore, prego Chiara. Arriva il Rione.
ma va bene uguale, è giusto così. Primo classificato per la gara della Tinozza con Simone Onofri, Campoloniano. Tu, ma se parli sempre tu, lui non può parlare, se non stai zitto 2 minuti. Ma possiamo farlo sentire la voce di Simone? Sì, ma io non so di tante parole, quindi a parte la felicità per la vittoria, per Lione, abbiamo vinto il totale della festa, mi auguro ci sarà un'altra festa in stagione, solo questa. Dipende da tutti voi, da tutti i Lioni, per la collaborazione che dovete dare in Lione. Ricordiamo sempre con piacere, pensiero a Marco, ha ragione Roberto. Siamo arrivati alla premiazione del gonfalone, voglio solo dirvi i primi 3 punteggi partendo dal terz'ultimo. Porta Ringo con 38 punti, Borgo con punti 41 e Campoloniano con punti 47 si aggiudica il gonfalone dell'anno 2022. La parola al sindaco. Allora io solamente per fare un saluto, perché siamo a conclusione diverso. Perché siamo a conclusione di questa edizione e va fatto un ringraziamento chiaramente prima di dare il gonfalone, di concedere il gonfalone al Rione di Campoloniano, per cui va fatto un applauso perché hanno vinto questa edizione. Un ringraziamento a tutte le federazioni, volontari, la protezione civile, le forze dell'ordine che ci hanno aiutato, come sapete, a mettere in campo una manifestazione che non è facile, soprattutto per le nuove norme di sicurezza, quindi un grande ringraziamento a tutti. Un ringraziamento a tutti i Rioni, a chi ha gareggiato, a chi li anima, a chi continua a portare avanti questa tradizione da oltre 50 anni. E prima di lasciare gonfalone la gioia e festeggiamenti al Rione di Campoloniano, voglio fare davvero un grande ringraziamento a nome di tutta la città di Rieti e anche a nome personale a Renato Buccioni, per cui vi chiedo un grandissimo applauso, che è stato l'anima e la testa e le braccia e la forza della Festa del Sole per 52 anni. Quindi davvero grazie. Non mi pare esagerato, l'ascolto. Quindi davvero Renato, grazie, perché è stato un piacere, un onore fare questi anni con te, è stato anche per quelli che l'hanno fatti prima, e credo che il gonfalone lo debba consegnare tu a questi giovani ragazzi che hanno vinto. Quindi grazie a tutti, un applauso ancora per Renato Buccioni. Però una parola ce l'hai. Grazie, auguriamo. Grande Renato! Dico, auguriamoci quest'anno di poter raggiungere quell'obiettivo. È in depario. È in depario che dobbiamo farlo, perché la festa ha un futuro. No, bisogna fare a tutti i costi, la festa del sole deve avere un futuro, con me non ce l'ha più, perché io sono arrivato al mio traguardo, l'ho portata dove doveva arrivare, secondo me è questo.
Grazie. Renato! 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 Daniele, sindaco, un premio per te e l'altro per Chiara. La signora, questa signora qui. Penso che noi dobbiamo far crescere questa festa, sindaco. Con un po' di impegno, con tanta buona volontà, e renderla nazionale, non locale, perché diventerà sempre più grande. Non siamo da meno rispetto ad altre città, sei d'accordo? Assolutamente sì. Ci impegneremo per mantenere la promessa che abbiamo fatto, quella di mettere in prima linea il comune, costituendo un comitato organizzatore del comune e dando un futuro a questa festa insieme a tutti i rioni, a tutti quelli che la amano e che la animano tutto l'anno. Se lo meritano tutti quanti. Grazie mille. Un saluto a tutti. Sempre di poche parole, Renato. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci al prossimo anno. Speriamo con più salute, speriamo che questo Covid ci lasci una volta per tutte, ma cerchiamo di star bene per affrontare la 53esima edizione. Un abbraccio a tutti voi.